questa è una mostra molto contenuta che è stata allestita nella ricorrenza annuale del giorno della memoria, relativa appunto al 27 gennaio, quando i russi liberarono gli ebrei dal campo di concentramento di Auschwitz. Si chiama Nuove Memorie della Persecuzione per il semplice motivo che sono nuovi materiali che oggi conosciamo e che servono ulteriormente ad approfondire l'analisi, la ricerca storica su quella che è stata la persecuzione antiebraica nel nostro paese. Quindi ci sono materiali sia legati al territorio, testimonianze legate al territorio, ma ci sono anche materiali che invece testimoniano la persecuzione antiebraica a livello nazionale. Molti materiali provengono dal collezionismo privato, altri provengono dalla biblioteca civica del comune di Forlì. Uno dei primi materiali che qui vengono esposti sono alcune copie originali del Il Giornalissimo. Il Giornalissimo è pressoché sconosciuto, eppure è stato il settimanale, quindi il periodico più antisemita e più razzista del periodo fascista. Molti erroneamente credono che il giornale più sostenitore della campagna antiebraica e razzista sia stata La Difesa della Razza, che il cui primo numero esce nell'agosto del 1938. Invece Il Giornalissimo è molto precedente ed è un giornale proprio di propaganda, anche di una propaganda antisemita e razzista molto volgare, triviale nel suo contenuto. E è chiaramente uno strumento che vuole dare e sostenere un antisemitismo proprio parlando alle viscere del popolo italiano più che alla consapevolezza che veramente l'Italia possa essere antisemita e razzista. Il Giornalissimo esce nel primo numero il 12 febbraio del 38, quindi esce molto prima delle leggi razziali ed esce prima della Difesa della Razza. E qui c'è proprio la prima copia con questo famoso editoriale di Giovanni Preziosi, che era un ex sacerdote originario dell'Irpinia, quindi della provincia di Avellino, che aveva abbandonato poi il sacerdozio ed era diventato un convinto antisemita. Sappiate che Giovanni Preziosi a un certo punto in Italia riesuma i protocolli dei Savi di Siena, dei quali tanto si parla in questi ultimi tempi, che poi è un documento falso costruito dalla polizia zarista nei primi del 1900 per far credere che ci sia un grande complotto internazionale giudaico contro il proletariato, contro l'Occidente, e quindi fomentare nelle popolazioni il sentimento antigiudaico. Preziosi quindi si fa interprete proprio dell'antisemitismo nelle sue origini più false, più ipocrite, e in questo articolo famosissimo lui espone quello che è il suo decalogo antisemita, di cui ci sono dei punti molto importanti. Scorrere alcuni fra questi 10 punti del decalogo di Giovanni Preziosi, che è un decalogo, cioè sono i 10 precetti per essere un buon antisemita, un buon razzista, è utile come documento storico da affiancare all'altro decalogo, che è il Manifesto della Razza, che apparve sul Giornale d'Italia il 14 luglio del 1938. Quindi questo precede il Manifesto della Razza. Vedete questa barzelletta, questa caricatura, scusate. Si rappresenta l'ebreo come una persona sporca, no? È uno dei tanti stereotipi che rappresenta il giudeo. E dice lo sporco ebreo condannato al patibolo, condotto al patibolo: a me non è la corda che mi spaventa, ma il sapone. Questa la dice lunga. Questa la dice lunga sulla vecchia sulla scuola di pensiero. Idea. Vedete, si continua in un altro numero del Giornalissimo addirittura dando una specie di scheda segnaletica dell'ebreo
e le impronte digitali vengono riportate contrassegnate dalla stella di Davide, che è un oltraggio, perché sappiamo benissimo che l'oltraggio alla bandiera, l'oltraggio a uno dei simboli, come se oggi noi oltraggiassimo il nostro tricolore e oltraggiassimo il simbolo della Repubblica, la ruota dentata con l'alloro e la stella. E quindi oltraggiare la stella di Davide significa oltraggiare quello che già allora era uno dei simboli delle comunità ebraiche in Palestina. E è interessante vedere un'altra caricatura, vignetta, che mette in risalto invece un'altra caratteristica sempre addebitata all'ebreo, cioè la sua avarizia, la spilorceria. Qui sono una colonna fatta di ebrei uno sopra l'altro, siamo a teatro, dice lo Stato ebraico avrà un teatro nazionale sotto, ecco perché il nostro teatro di Stato va male, con un solo biglietto entra tutta la famiglia, no? Quindi è un umorismo che caratterizza molto il giornalissimo. Ma perché lo caratterizza molto? E torniamo un attimo indietro, perché in realtà il giornalissimo viene fondato da un certo Oberdan Cotone, che era un giornalista che sin da giovane, aveva soltanto 20 anni, aveva cominciato a scrivere, aveva diretto dei giornali, lui anche lui era avellinese come Preziosi, va a Roma e comincia a dirigere diversi giornali. Guardate che Oberdan Cotone è stato il direttore del Marco Aurelio, che era un giornale satirico, al quale poi collaborò lo stesso Federico Fellini. Ecco perché c'è l'abbinamento fra testi e caricature, e umorismo, quindi antisemitismo e razzismo, che vengono anche, proprio perché si vuol parlare alle viscere del lettore, e vengono manifestati attraverso delle vignette, delle caricature. Vedete che in questo pannello c'è la copia di Giustizia e Libertà, che nel 9 dicembre del 38 dà la notizia del suicidio dell'editore Formigini di Modena, che per protesta contro le leggi antiebraiche del 17 novembre del 38 si buttò dalla ghirlandina, e si dice che si fosse gettato con le tasche piene di soldi. Perché? Ma non per confermare che gli ebrei sono ricchi, perché girava voce che lui si trovasse in difficoltà finanziarie, ma non era vero, era una voce falsa messa in giro a bella posta contro di lui. Ma attenzione, è interessante il commento di Starace quando seppe dell'editore Formigini di Modena. Cosa disse il gerarca? È morto proprio come un ebreo, si è buttato da una torre per risparmiare un colpo di pistola. Ora, voi capite quanto sia pesante anche nelle affermazioni dei gerarchi, di coloro che hanno in mano il partito, no? Quanto sia pesante questa volontà di premere, di accelerare su un antisemitismo veramente esasperato. E in questo stesso numero del giornalissimo, che è del settembre 38, quindi praticamente siamo poco più neanche due mesi dalle leggi razziali, e questo articolo ha dei punti importanti che vengono espressi anche con una grande retorica. Ne leggo uno: il duce nella lungimirante visione di quello che deve essere e che sarà il superbo destino dell'Italia imperiale ha sempre avuto presente il fattore razziale come decisivo momento di coesione per affidare, sfidandolo, al tempo a venire più remoto la grandiosità della sua opera costruttiva. E perché questa grande retorica? Perché questo richiamo all'impero? Perché non dimentichiamoci che nel 38 noi eravamo già reduci dalla guerra coloniale d'Africa. Avevamo esteso il nostro impero a tutta l'Etiopia e, se ben ricordo, il 9 gennaio del 37 il maresciallo Badoglio era entrato a cavallo ad Addis Abeba. E questo ci porta a un'altra considerazione, che l'antisemitismo, che è una forma di razzismo, va affiancato all'altro razzismo che gli italiani manifestano durante la guerra d'Etiopia. In che senso? E Badoglio, poco prima di entrare vincitore ad Addis Abeba, diede ordine alle truppe italiane
lasciò mano libera nei saccheggi e soprattutto nella violenza, nello stupro delle donne etiopi. E allora, se voi andate a prendere la prima copertina di una rivista, La difesa della razza, nel primo numero cosa si vede? Un gladio, cioè una spada romana, che separa di qui un bel ariano romano bianco, riccioluto, dei tratti classici. Da questa parte c'è il giudeo, col naso adunco, sporco, la barba, magro. La razza di colore da chi è rappresentata? Da una donna. Perché questo è ancora più spregiativo. La razza di colore viene rappresentata da una donna perché alla donna si attribuisce comunque un ruolo ancora più inferiore, allo stesso uomo, pur se fosse stato messo a rappresentare la razza di colore. Ecco, questo invece è un'altra sempre copia del giornalismo che diventa interessante perché qui si riprende il vecchio tema dell'ebreo che ha la responsabilità di essere stato deicida, cioè di essere responsabile della morte di Cristo. Ma noi sappiamo benissimo che la morte di Cristo fu decretata dall'autorità romana attraverso il suo magistrato Ponzio Pilato, che sì, si lavò le mani, lasciò decidere al popolo tra Barabba e Pilato quasi, e Cristo quasi in una forma di remoto populismo, ma è stato anche perché il Sinedrio, che era l'autorità religiosa del mondo ebraico a Gerusalemme, non aveva diciamo poteri amministrativi ma soltanto religiosi. Torna quindi un'eresia, viene fatta un'eresia nei confronti si dice che l'Osservatore Romano, che è l'organo della Santa Sede, abbia compiuto un'eresia sostenendo praticamente che Cristo addirittura sia di razza ebrea. Questa è una verità storica inconfessabile. Perché? Perché dire che Cristo sia stato ebreo significa dare un riconoscimento che tutto sommato non sia giustificato praticare l'antisemitismo. Ma se la verità storica che Cristo fosse ebreo viene negata, che cosa si dovrebbe sostenere secondo i fascisti? Che Dio e che Cristo è semplicemente figlio di Dio, quindi prescinde dall'appartenenza alla razza. Quindi è due volte eretico l'Osservatore Romano, perché sostiene che Cristo è ebreo e sostenendo questo nega la natura divina della discendenza di Cristo dal Padre Eterno. Guardate quest'altra terribile vignetta. Un bambino dice alla mamma che è stato invitato a casa di Samuele, un compagno. Samuele chiaramente è un nome di natura ebraica. La madre lo guarda con sospetto e gli dice: ho capito, hai ingoiato un'altra volta una moneta da 5 lire. Quindi, veramente pessimo gusto. Ecco, qui in questo pannello ritornano due temi molto cari sempre ai detrattori, chiamiamoli così, denigratori del mondo ebraico: che l'ebreo sia stato ispiratore sempre di movimenti per sovvertire la civiltà occidentale, per instaurarne una propria, legata soprattutto al potere economico finanziario internazionale. E qui si riprende in questo articolo, che è sempre sul nostro giornalissimo del 19 marzo del 38, il tema che ci sia questo banchiere ebreo che vive negli Stati Uniti, il Jacob Schiff, che ha creato una banca, la banca Kuhn, e che è colui che muove la grande tessitura finanziaria in tutto il mondo. Gli attribuiscono, naturalmente, i fascisti, il fatto di essere in questo modo un collaborazionista del bolscevismo, però lo utilizza al tempo stesso il bolscevismo in funzione anticapitalista, quindi antioccidentale. Questo è un tema ricorrente nell'antisemitismo, come ricorrente nell'antisemitismo il fatto di dire che se noi riusciamo a depurare la razza italiana
ariana, da quella semita, noi avremo sempre di più una civiltà, avremo sempre più una popolazione capace di raggiungere determinati obiettivi. E guarda caso che a distanza di pochi giorni il giornalissimo viene abbinato a questa edizione straordinaria del lunedì del Messaggero, siamo è il 20 giugno del 38, dove si cerca di abbinare il tema dell'antisemitismo e del razzismo al trionfo dell'Italia che vince l'Ungheria per 4-2 a Parigi, conquistando per la seconda volta il titolo mondiale del campo del calcio. Qui c'è un documento che proviene invece dalle cronache locali, è un articolo dal Resto del Carlino del 6 settembre 2018, l'autore è il giornalista Paolo Poponessi, e cosa fa rilevare? Che donna Rachele, considerata la massaia d'Italia, la madre d'Italia, la moglie del duce, quindi la donna perfetta secondo i canoni del regime, va a Cesena per fare cosa? Per partecipare come madrina a una manifestazione antisemita, a una manifestazione razzista. La Romagna era razzista, era antisemita, basta ripercorrere tanti numeri del Popolo di Romagna, che era l'organo della Federazione Nazionale del Partito Fascista a Forlì, per trovare degli articoli che sono di una inaudita campagna anti-ebraica. Questo invece è un pannello che è la testimonianza sempre raccolta dal giornalista Poponessi e tradotta poi infatti in un articolo del Carlino, ma questa è proprio la trascrizione di come il nostro Adamo Carloni, che vive tuttora, un reverendo, oggi 95enne, in una casa di cura, racconta la sua vicenda, che è stata quella di tentare vanamente di salvare i coniugi Brumer, Bernard ed Ellen, Bernard Brumer, che lavorava a Cesenatico in Romagna nel settore del legno, era di origine austriaca, e la moglie Elena Rosenbaum. Si salvò invece la suocera. È una vicenda raccontata con tanta difficoltà da quest'uomo, nel senso con molta partecipazione emotiva, che ricorda anche la crudeltà nella quale particolarmente si distinguevano i repubblichini. E particolare la fine, dice alla domanda, dice: ma lei perché l'ha fatto, Don Carloni? E lui risponde: per noi era chiaro, era il Papa che aveva detto di nascondere gli ebrei, quindi Pio XII. Quando facevo questo lavoro, cioè il prete, ero sicuro che veniva per ordine da lassù, dal Papa, per noi era sicuro. E allora capite, pur nella testimonianza di questo semplice parroco di campagna, amatissimo fra l'altro, della parrocchia di Sant'Egidio, è un mito ancora oggi, e nella casa di riposo è tuttora una processione di gente che lo va a trovare, quest'uomo racconta ed è testimone che quindi l'impegno di Pio XII, diversamente da quanto si è raccontato, ma per fortuna adesso sono consultabili gran parte delle carte dell'archivio di Pio XII, l'impegno c'è stato ed è stato fattivo, ma è stato difficile perché doveva dividersi fra l'ufficialità, cioè quella del pontefice che non doveva turbare le relazioni internazionali difficili col nazifascismo, e quelle invece che, sapendo cosa accadeva nel mondo agli ebrei, cercava di fare quello che fosse possibile. Questi invece sono documenti che provengono dalla raccolta di Omnibus, una rivista importantissima, viene sempre citata. Durante il periodo fascista rappresentava un po' l'ala più culturale, più intellettuale. Direttore e fondatore e direttore Leo Longanesi, famosissimo, vecchio amico di Leo, di Indro Montanelli, romagnolo, di Bagnacavallo, spirito arguto, grande cultura, una penna sempre molto efficace, un uomo che non si è compromesso, diciamo, in modo determinato col fascismo, però ha le sue pecche, e una di queste pecche affiora dal numero 31 del 30 luglio del 38, dove, firmandosi con le tre stelline, perché Longanesi si firmava con tre stelline,
come non so, oggi può accadere che il buon Ferrara si firma con l'elefantino. Allora, scrive questo articolo, la razza. Qui il Longanesi, che poi nell'immediato dopoguerra darà sempre prova di essere un buon liberale, di essere un democratico, un cittadino e rispettoso delle regole e soprattutto del confronto, e qui in questo articolo manifesta delle idee che sono, anche se espresse in modo contenuto e diciamo più ovattato, però è antisemita, spiccatamente antisemita. Non solo, ma lui, direttore di Omnibus, non manca mai. Faccio una premessa: perché fu importante Omnibus? Perché Omnibus in realtà fu il primo rotocalco italiano, quello che cioè abbinava l'articolo scritto a molte fotografie. Sarà poi questa tradizione, continuerà nell'immediato dopoguerra con Epoca, che però non è altro che la versione italiana di Life. Oggi il rotocalco sopravvive in altre forme, perché ha perso un po' l'effetto, anche perché il rotocalco prima aveva soprattutto l'utilità di documentare mondi lontani, avvenimenti che non erano facilmente raggiungibili come oggi attraverso la rete e anche attraverso le trasmissioni radiotelevisive. Ecco, vedete, ci sono alcune foto, come questa sul numero 23 del 24 giugno 38, dove a un certo punto la dicitura della foto dice: vecchio ebreo che finge di leggere il Talmud. Finge. Il Talmud è la raccolta dei precetti quotidiani di vita, che devono ispirare la condotta morale, umana. Ma perché mettere che finge? Qui siamo presso il muro del pianto. Sappiamo benissimo cosa il muro del pianto rappresenta, no? Per l'ebreo sì. È come se uno di noi va in Palestina e a un certo punto compie una visita ai luoghi santi di quella regione, di quella terra. E così, per esempio, un'altra cosa importante è che Omnibus cosa fa? Pubblica saggi di Georges Sorel. Chi era Georges Sorel? Georges Sorel era praticamente il fondatore del sindacalismo più rivoluzionario, anarchicheggiante, ma addirittura senza precisi confini ideologici, che soprattutto era stato preso e seguito tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e fortemente aveva influenzato lo stesso Benito Mussolini, già a partire dalla sua militanza socialista. Sorel comunque ha ispirato anche il movimento sindacalista del fascismo. E Sorel scrive in tre parti, e viene pubblicato su Omnibus, un articolo dove punta a distruggere quelle che vengono, che lui definisce, le cosiddette banterie ebraiche. Quali sono le banterie ebraiche, secondo Sorel? Sono quelle di avere una loro purezza, una loro condotta di vita esemplare, di avere una forte concezione della famiglia, della sua evoluzione, il forte affidamento che gli ebrei fanno alla formazione dei figli, all'educazione. Quindi banterie ebraiche è un intervento di Sorel per distruggere il mondo ebraico, a cominciare da quello degli affetti, del valore, della cultura e via dicendo. Altra foto che qui appare un po' danneggiata dall'umidità che purtroppo assedia e rovina le collezioni della Biblioteca Civica, perché Omnibus non si trova più consultabile in Corso della Repubblica, ma nella sede di Viale Bologna, dove c'è l'archivio storico del comune. Quindi non ha una sede giusta questa raccolta. Ecco, qui c'è Rabbino nell'atto di leggere. Eravamo rimasti a evidenziare come un'altra foto che ritrae un rabbino, lo si riconosce da questo tipico copricapo, questo cappello, la barba, i capelli lunghi, e sempre presso il muro del pianto, che legge. E qui dice la dicitura: rabbino nell'atto di leggere storielle, storielle. Cioè si banalizza, quindi che cosa? La cultura religiosa. Eppure, tanto per concludere, attraverso Omnibus passano tanti uomini di cultura che non vengono sottoposti a epurazione, ma anzi avranno nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale una grande fortuna. Uno è Mario Missirone, regista, direttore di,
del Messaggero, del Corriere della Sera. Missinoli è stato uno scrittore fortemente sostenitore dell'antisemitismo, come Augusto Guerriero. Augusto Guerriero, che ha scritto, io definirei gli articoli antisemiti di Augusto Guerriero veramente degli articoli livorosi, cioè costruiti proprio con una credine pungente, perversa. E se si dovesse fare un bilancio, perché poi si tende a tacere, la storia è andata così, tutti coloro che in modo evidente sono stati responsabili di campagna antisemita hanno pagato anche con la vita. Preziosi si suicidò insieme alla moglie, per esempio. Farinacci ha fatto la fine che ha fatto. Però non possiamo dire che nella campagna antisemita si sono distinti, faccio dei nomi, e questo è testimoniato dalla documentazione storica, cioè non sono, io non esprimo opinioni, ma sono le conclusioni che derivano dalla ricerca compiuta su documenti e su pubblicazioni dell'epoca. Allora troviamo che Nicola Bagnano, filosofo, è stato antisemita. Mario Licata, comunista, uno dei padri del comunismo, è stato, del Partito Comunista Italiano, è stato antisemita. Giorgio Almirante, va bene, lo conosciamo, ma per esempio Pietro Badoglio è stato antisemita. Ma Piero Bargellini, democristiano, sindaco della città di Firenze durante l'alluvione, è stato antisemita. Enzo Biagi, giornalista che non lo conosce, è stato antisemita. Giorgio Bocca è stato antisemita. Aldo Capasso, noto intellettuale, è stato antisemita. Gabriele De Rosa, storico cattolico, è stato antisemita. Amintore Fanfani è stato antisemita. Cesare Fruguni, un grande chirurgo, lo stesso. Così Luigi Cedda, presidente dell'Azione Cattolica ai tempi di De Gasperi. Padre Agostini Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica a Roma. Renato Guttuso, che poi ha celebrato nei suoi grandi quadri anche la morte di Togliatti, è stato. Mario Luzzi, Missiroli, Giovanni Papigno, Cesare Pavese, altro militante della sinistra, Nicola Pende, Vasco Pratolini. Vasco Pratolini è stato antisemita. Allora voglio dire, con questo mi si potrà obiettare, dice, ma all'epoca erano tutti fascisti. Ma è anche vero che non ci sarebbe nulla di male, tanto più se nessuno è stato fortemente compromesso e quindi si è limitato anche solo, diciamo, a una collaborazione, a riconoscere che nel proprio passato c'è stata anche una militanza a favore dell'antisemitismo e delle politiche e della politica razzista. E allora a questo punto viene in mente che tutto sommato la battuta sempre sferzante, ironica, di Leo Longanesi torna attuale. Cosa disse Longanesi, che alla fine della guerra non fu epurato, continuò nella sua attività culturale? Disse: i fascisti si dividono in due categorie, fascisti e antifascisti. E in questa sferzante battuta del nostro Longanesi si chiude un po' questa piccola mostra, ma secondo me di buon livello, che dà la possibilità di conoscere e, diciamo, se mi è passato il termine, apprezzare certi materiali che approfondiscono quella che è stata la persecuzione antiebraica su questo territorio e in genere in Italia. Io ringrazio il signor Franco D'Emilio per la introduzione, sperando di vedere una prossima mostra e poterla registrare. La ringrazio nuovamente. Grazie a voi.